Siracusa Servizio Idrico, si formalizza il contratto tra Comune e Siam. Si stringono i tempi per la stipula del contratto nei termini di legge tra il Comune di Siracusa e la Siam, la società che gestisce il sistema idrico e fognario in città. Il Comune è in attesa della certificazione dal competente ufficio provinciale del lavoro in merito all'ottemperanza alla legge numero 68 del 1999, necessaria a completare tutte le verifiche propedeutiche alla stipula del contratto nei termini di legge, e si è provveduto a concordare formalmente con Siam una data utile al fine di addivenire alla stipula del contratto entro il giorno 10 dicembre 2021. Si precisa inoltre che si è reputato necessario concordare con l'aggiudicatario un cronoprogramma che fissi tempi e modalità di esecuzione per tutte le attività e gli interventi proposti nell'offerta tecnica, che prevedono tra gli altri l'installazione e manutenzione di 11 nuove docce temporizzate nelle spiagge libere, l'installazione, gestione e manutenzione di 7 nuove casette per l'erogazione di acqua potabile a costo zero, l'acquisto e l'installazione di 9.000 kit per efficientamento e riduzione del consumo idrico, rubinetti temporizzati, regolatori di getto in scuole ed edifici comunali, l'applicazione di uno sconto del 3% in tariffa per gli utenti che dimostrano di attuare sistemi di risparmio idrico in casa propria, l'organizzazione di incontri annuali con le scuole sul tema del risparmio idrico e la realizzazione di una campagna di sensibilizzazione pubblica sull'argomento, la realizzazione di 5 nuovi sportelli distaccati Siam, Belvedere, Cassibile, Mazzarrona, Santa Lucia, zona balneare, più l'impiego di alcune unità mobili per raggiungere particolari zone e utenti disagiati, il ramping e aggiornamento impianti con acquisto e montaggio di nuovo essiccatore a vite presso il depuratore Canalicchio, aumentando capacità di disidratazione fanghi, la creazione dello sportello elettronico NetWeb, realizzazione dell'app utenti per gestione pratica da remoto, la riattivazione, gestione e manutenzione di tutte le fontane cittadine ricadenti anche all'interno di parchi, ad esempio Piazza Adda, ville o piazze comunali, la parziale manutenzione, sostituzione e riquotatura dei chiusini e tombini stradali, la sostituzione di vecchi contatori. Tutte azioni che insieme al piano degli interventi, progetto eliminazione e sversamento Porto Grande, sistema di adduzione acqua potabile Anapo, rete idrica Cassibile Fontane Bianche, rete fognaria Plemmirio, collettore via Marco Costanzo, via Le Zecchine, eccetera, come amministrazione non vediamo l'ora di mettere in campo con la stipula di un contratto tanto atteso e che speriamo possa dare nuova linfa alla città, restituendo serenità ai lavoratori del settore.